quel tempo, essendo Gesù giunto all'altra riva del mare di Tiberiade, nel paese dei Gadareni, due endemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Cominciarono a gridare: «Che cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a pascolare. E i demoni presero a scongiurarlo dicendo: «Se ci scacci, mandaci in quella mandria». Egli disse loro: «Andate». Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi due indemoniati vanno incontro a Gesù. Il testo dice che erano furiosi e che per questo motivo nessuno voleva percorrere la stessa loro strada. La causa della loro ira è la presenza del Figlio di Dio che è venuto a cacciarli prima del tempo. La presenza di Gesù è per i demoni un tormento. Quindi Gesù libera le due persone indemoniate e manda i demoni in una mandria di porci che si precipita giù da una rupe. In tutto questo i cittadini, invece di essere grati a Dio per aver liberato la città dagli indemoniati, gli remano contro dicendogli di allontanarsi. Rifacendoci al brano evangelico che dice: «Non basta dire Signore, Signore per entrare nel regno di Dio», possiamo notare come anche il demonio riconosca Gesù quale Figlio di Dio e Signore, ma questo non basta. Per entrare nel regno di Dio bisogna fare la sua volontà e accogliere Cristo nella nostra vita, comportarci come Lui ci ha insegnato. Ecco, nonostante Gesù abbia liberato il paese dalla presenza malvagia del demonio, i cittadini non accolgono Gesù, ma anzi lo cacciano, quasi come se desse fastidio, come se la sua presenza avesse risvegliato, riaperto quei sepolcri dolorosi che la presenza del demonio copriva, nascondeva e falsava. Allora, carissimi, accogliamo Dio nella nostra vita e facciamo sì che Lui possa scomodarci, che possa aprire quelle nostre ferite che cerchiamo invece di nascondere, di non curare. Il demonio ci mette in testa una falsa verità, che non pensare e non curare certe cose fa bene. Invece non è così. L'unico che ci può curare è Gesù. Apriamogli il nostro cuore e facciamo sì che sia Lui a curarci. Non si spaventerà, non avrà ribrezzo dei nostri peccati, ma anzi si abbasserà e fascerà le nostre ferite e laverà i nostri piedi. Vi auguro una santa giornata.